Salve di nuovo amiche ed amici, qui il vostro Saint-Etienne, secondo video del giorno, dopo quello del libro Balengo di occultismo. Guida pratica all'occultismo, come riscoprire i propri poteri paranormali. Concentrati e applicati che prima o poi potrai volare. Certo, con l'immaginazione, magari nel tuo cervello di notte dormendo. Infatti, una delle soluzioni per farlo era il volo onirico. Oh, che sorpresa! In sogno voli, ma non con Alitalia o con un'altra compagnia di bandiera, che non si sa il destino di Alitalia quale sarà. Forse paranormale no, però un po' anormale di sicuro già lo è. Detto questo, che prima sono andato in bagno. Non so se tagliare questa grezza, però no, non mi va di rifare. Detto questo, tanto per i pochi che mi vedono ci abbiano pazienza. Detto questo, a proposito di volare, sarete voi fra il novero di quelli che voleranno nel mondiale? Sì, per seguire la selezione, bene o male. Infatti ci sono disordini in Brasile da più di un mese, forse da un anno, forse di più. Infatti è scoppiato uno scandalo tangenti uguale allo scandalo Expo Venezia, o anche peggio, perché i brasiliani non ci vogliono lasciare soli a noi italiani con la nostra corruzione e le nostre tangenti. Quindi il Moses di Venezia non è l'unico caso di corruzione. Hanno fatto le mazzette in tutti gli stadi di Brasile, infatti non sono neanche riusciti a terminarli fra gli scioperi degli impiegati e degli operai che morivano, fra gli scioperi della polizia che volevano gli aumenti, fra gli indios che protestano perché per i tagli forestali nell'Amazzonia, fra i pensionati che protestano per i tagli alle pensioni, fra i black bloc che protestano chissà perché, fra tutto il mondo c'è una guerriglia urbana, lanciano frecce, ammazzano poliziotti, si sparano, lanciano molotov, bruciano blindati. È un po' come mettere i manifestanti della TAV e dell'ILVA nell'Expo di Venezia a fare i casini. Vabbè, allora io sono preoccupato per i tifosi del nostro paese, che non possono fare a meno di viaggiare e di spendere tanti soldi per vedere la partita di calcio, e che possono andare incontro a dei tristi incidenti come minimo. E a parte che il traffico nelle città brasiliane è sempre congestionato, ma io nel sito internet della Farnesina ancora non ho letto nulla, a meno di una settimana dall'inizio dei mondiali, su possibili precauzioni da prendere per andare in Brasile, a parte tutti i vaccini che bisogna fare. Ed è molto triste che succeda questo in un evento sportivo, ma ormai di sportivo il calcio c'è sempre meno. È politicizzato, ci sono interessi economici, ci sono interessi di vario tipo, e poi soprattutto diventa sempre più un palcoscenico per le proteste sociali, politiche e le rivendicazioni violente. Quindi, come dire, io non vedo per nulla buona l'elezione del Brasile come paese nel quale celebrare questi mondiali, perché il livello di protesta è così alto e violento. Poi non hanno terminato ancora gli stadi, come potranno collaudare le misure di sicurezza? Hanno fatto questi stadi mondialisti proprio nel cuore di Villas Miserias, per cui
i poveri vanno a protestare tutti i giorni nei cantieri e a sabotare i macchinari, per quello stanno in ritardo con la costruzione degli stadi. Che sarà mai quando vi andranno centinaia o migliaia di furgoni di sostenitori di tutto il mondo, di tifosi, quando bloccheranno le autopiste come fanno in altri paesi latinoamericani, impedendo l'accesso agli stadi? Beh, io non so, veramente una situazione esplosiva, una miscela esplosiva, ed è irresponsabile celebrare un mondiale così. Non ci sono le condizioni. Già all'inizio, quando si aveva iniziato a costruire qualche stadio, bisognava avere l'intelligenza per sospendere tutto. Invece non lo si è fatto, perché questo governo voleva pulire la sua immagine. Invece molti adesso in Brasile, anche al governo, vedono questo mondiale come una maledizione, e se avrebbero potuto farne a meno, non l'avrebbero fatto. Infatti vorrebbero tornare indietro e rinunciarvi. Noi in Italia abbiamo le stesse esperienze, perché hanno fatto per un mondiale olimpionico di atletismo delle cose a Roma, degli stadi che sono rimasti abbandonati, una città olimpica che è rimasta abbandonata. E non è solo in Italia che è successo, sempre si dice si apriranno dei cantieri, si costruiranno delle infrastrutture, si occuperà molta gente, e i cantieri poi hanno chiuso, molti stadi non sono stati utilizzati, e le città olimpiche sono andate in abbandono, come è successo in Italia, la gente non è stata pagata di molti mesi di salario e stipendio, perché ci sono state delle tangenti e delle corruzioni, come è successo nell'Expo di Venezia, sempre dove ci sono questi mazzi appalti, questi mazzi lavori di Olimpiadi d'inverno, di Olimpiadi d'estate, sembra che sono delle associazioni mondiali del mangia mangia, perché è la FIFA che ha supervisato in questo mondiale brasileño, il CONI, il Comitato Olimpico, che ha supervisato di come si è gestito gli appalti in vecchie gare internazionali olimpioniche in Italia, anche in altri paesi d'Europa. Poi alla fine quello che si spende di più in consulenze, in denunce, in ricorsi per omissioni di lavori, per lavori mal realizzati che bisogna rifare, è più di quello che è stato preventivato. Poi questi lavori si appaltano e si finanziano con contributi pubblici. Si guadagna di meno perché si fanno delle stime faraoniche, che vengono tanti turisti e non vengono i turisti che devono venire, o non spendono quello che devono spendere, e quindi in Brasile hanno fottuto il denaro pubblico facendo le stesse previsioni che hanno fatto in Italia, in Grecia, anche con delle Olimpiadi che non hanno dato tutto il denaro che dovevano dare, dei giochi di calcio europei, dei tornei che non... Tutto uguale, anzi sempre peggio, non solo in Italia, ma anche in altri paesi del mondo. Quindi, non so, io spero di no, non voglio essere la Cassandra del malaugurio, o il Cassandra, meglio, il Cassandra, non voglio essere il corvo del malaugurio, però, ecco, in Italia non fanno vedere, come nelle televisioni internazionali, tutti i disordini, i disturbi, le morti che ci sono state in Rio de Janeiro e in altre città brasiliane intorno a questi mondiali, gli incidenti, gli incendi, i saccheggi, e tutti i giorni un G8 di Genova, come saprà Pietro Trevisan. Beh, non so, veramente, io vi consiglierei di non andare ai mondiali brasileni. Anche dicono che il turismo in generale è a rischio in Brasile. È un paese bello, però è sempre più ricco in contrasti. Non so, io vedo molto male questi mondiali. Poi le selezioni che hanno fatto non mi piacciono, a parte che non ho mai seguito i mondiali. Però non so... Poi ci romperanno i coglioni come con Sanremo, perché Sanremo non lo guardi, però guardi la Rai, e sempre ti rifilano
mattina, pranzo, cena, sera, al pranzo, alla colazione, tutti i programmi ti fanno vedere degli sketch dei segmenti di Sanremo. Adesso sarà così con le ripetizioni dei gol dei mondiali, anche di squadre che non te ne frega niente. Calcio, 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 come col Giro d'Italia. Adesso accendo la tele e la mattina non posso guardare un telegiornale. Giro d'Italia, Giro d'Italia, Giro d'Italia, Giro di Francia. Perché fanno del calcio una febbre popolare? Non è solo che la gente vuole vedere il calcio, ma è perché te lo rifilano costantemente, perché è una forma di disciplinare le masse a degli stereotipi comportamentali. Pensare al calcio, al calcio, al calcio, la gente è ossessa dal calcio. Tornei regionali, provinciali, nazionali, internazionali, diciamo i mondiali, le europee, tutte queste cose qua. La gente è disciplinata, che sa come deve reagire ai gol, ai rigori, cioè è un condizionamento, è una forma di disciplinare mentalmente ed emozionalmente le masse a un unico spettacolo. Quello è il calcio, è un controllo della gleba e un oppio dei popoli. E a me il calcio non è mai piaciuto perché negli anni 60 e 70 c'era molta violenza negli stadi italiani e la gente si andava ad ammazzare per seguire le partite di club privati dell'una o dell'altra industria, spendere i propri soldi, a volte milioni di lire al mese, del proprio stipendio, facevano reclami sindacali duri per avere un aumento di stipendio, lotta di classe e tutto quello, poi andavano a spendere i soldi nella squadra della propria fabbrica, quindi davano i soldi a Agnelli o a altri, e che rimaneva del soldo a spendere in sciarpe e in altre cose. Ma comprati vestiti veri, non che gente va tutto il giorno vestita da tifoso, non solo perché sono dei fanatici, hanno il tifo proprio del calcio, indottrinati e tutto, ma perché con quello che spendono in gadget originali, perché a volte gli vendono delle sole, gli rifilano dei gadget originali che sono taroccati, però con quello che spendono in sciarpe, cappellette, cuffie, giacche, camicie e tutto, non si possono comprare altro. Allora vanno allo stadio con quello che sono vestiti tutti i giorni. È una divisa. Anche ai matrimoni, ai funerali, vanno vestiti da tifosi di calcio, perché si comprano tutti i cappelletti, capelli, cuffiette, sciarpe, cravate, tutto gadget della propria squadra. Ma è da essere malati. Anche i pigiami, vanno ad operarsi in un ospedale, c'hanno le calze, i calzini della squadra di calcio, la biancheria intima della squadra di calcio, il pigiama della squadra di calcio, e quando gli portano il bavaglio dell'ospedale dicono: no, c'ho io la bandana o il bavaglio della squadra di calcio. Anche hanno il corredo di asciugamani della squadra di calcio, nell'ospedale devono usare quello, l'accappatoio della squadra di calcio, ecco, giusto la carta igienica è della squadra di calcio che odiano, giusto quello. E quindi non so, è anche questo un qualche cosa di sociologicamente e antropologicamente interessante, però informatevi, state attenti, perché andate a spendere un fandango, un fagotto di soldi dei vostri risparmi per andare in un paese che c'è della protesta sociale contro i mondiali e contro lo spreco pubblico e contro la corruzione, che è veramente è una bomba a tempo, può scoppiare da un momento a un altro. E io non vorrei che morisse nessuna persona in generale, brasileño o straniero che fosse, che va a divertirsi col mondiale. Ma c'è il rischio di una rivolta popolare di grandi dimensioni, un estallido social, come dicono in Brasile, addirittura di una guerra civile, e non vorrei che vi andassero i nostri connazionali pensando di divertirsi, a rischio sequestri, terrorismo, violenza callejera, della strada, rubo comune, mafie,
c'è di tutto. Quindi vi scongiuro, pensateci bene, se già avete biglietti cercate di andare tutti uniti, tutti insieme, non vi perdete nella moltitudine, viaggiate tutti compatti come le legioni romane, non rimanete indietro per vedere negozi, vetrine, perché vi possono assaltare individualmente. Ricordatevi di come le tre regioni, le legioni di Vauro sono state assaltate da Arminio in Germania, quando sono riusciti a isolare i vari legionari, a dividere le singole colonne in tante sporadiche unità, e quindi hanno massacrato tre legioni romane armate fino ai denti, perché si sono disperse nella foresta nera, il cammino era impervio e si facevano gruppi di centinaia di soldati. Quindi le legioni romane non riuscivano a mobilitarsi, a fare testuggini, e migliaia di soldati sono stati decimati in pochi minuti, attaccati singolarmente. Quindi non fate lo stesso errore in Brasile. Se viaggiate, devono radunatevi tutte le comitive di turisti italiani e non solo italiani, viaggiate sempre insieme, mangiate sempre insieme, se andate a negozi andate tutti insieme, tenetevi d'occhio dai saccheggiatori, dai borseggiatori, dai rapinatori, dai sequestratori, dai terroristi, dai manifestanti. Lo so che molti di noi simpatizzano per le proteste popolari antimondialiste, anticapitaliste e tutto il resto, ma non vi scordate che per quanto voi potete essere progressisti e di sinistra e anticapitalisti e antiimperialisti, per la maggior parte dei brasiliani che protestano contro i mondiali perché sono antimondialisti, antiglobal e tutto, voi potrete essere meta delle manifestazioni e dei sequestri e dei saccheggi, perché anche se state nella stessa sintonia ideologica loro, siete pur sempre, rimarrete pur sempre degli stranieri, e magari vi possono vedere come rappresentanti del saccheggio internazionale che loro vogliono, a cui loro vogliono manifestare contro. Quindi vi possono prendere come ostaggi ideali, perché rappresentate quello contro cui loro protestano, anche se solidarizzano con voi che solidarizzate con loro. Non vi fate prendere dalla sindrome di Stoccolma. Voi potrete aderire idealmente ed ideologicamente alle manifestazioni, ma non andateci, perché vi troverete come vittima degli stessi manifestanti che manifestano contro la presenza delle multinazionali europee e straniere. Quindi sarebbe ironico che voi andaste a queste manifestazioni anti-global e poi vi prendano come ostaggi loro. Quindi con queste mie raccomandazioni, che non so se la Farnesina ha ancora dato, prendo commiato, saluto i miei connazionali che mi guardano in Italia, vi chiedo di non andare ai mondiali se potete farne a meno, di prendere tutte le precauzioni se ci andate a viaggiare insieme, non disperdetevi nel vostro itinerario, viaggiare tutti insieme, magari non prendere auto singole, ma viaggiare in pullman oppure fare carovana di auto, non disperdervi nel traffico, non disperdervi, perché loro vedono quando le auto hanno una targa in affitto, che sono macchine in affitto, quindi possono anche borseggiatori, rapinatori aggredirvi e sequestrarvi in auto. Viaggiate sempre nella stessa comitiva, mangiate, state negli stessi hotel, quando andate per negozio, shopping, andate in molti, tenetevi d'occhio e in bocca al lupo se ci andate. Se no, rimanete in casa, compratevi con i soldi delle vacanze un smart TV di 100 pollici e buoni mondiali se li volete guardare. Io non li guarderò e forse non guarderò neanche la Rai, perché non mi va di sapere le attualizzazioni del calcio. Un saluto dal vostro Santenchan e da presto. Ciao!